E andiamo! Andiamo! Alla faccia della Marotta League, andiamo! Mamma mia! Mamma mia, quanto è pesante! Sporca, ma pesantissima sta vittoria! Quanto è pesante sta vittoria alla faccia della Marotta League! Madonna mia, quanto godo! Mamma mia, quanto godo! Finisce 1-0 per l'Inter, decide Lautaro Martinez, che praticamente è uno dei pochissimi palloni trattati bene da Lautaro, oggi ci regala 3 punti fondamentali che mi fanno godere tanto. Quanto godo oggi. Punti importantissimi, ragazzi. Vittoria fondamentale, oggi era fondamentale vincere, poi parleremo come abbiamo giocato, cosa è successo, cosa non è successo, ma all'indomani tutti i risultati delle altre, di quello che abbiamo visto in questi giorni, tutti i pagliacci del web che fanno le trasmissioni, la Marotta League, è chiaro, è Marotta, comanda, fateli mo' i video, fateli mo', fateli adesso i video, fateli adesso, cade un Cristiano addosso a Thuram lanciato a rete da solo, Cristante gli è caduto addosso. Poi lascia stare, l'Inter non ha giocato benissimo. Ma intanto fammi andare 11 contro 10 dopo un quarto d'ora, 20 minuti. Gli è caduto un Cristiano di peso addosso. Io in questi 2 giorni ho visto di tutte: espulsioni, rigorini, gol annullati per millimetri. Ho visto di tutto sta succedendo. E voi me la chiamate ancora Marotta League. Ma andate a cagare, va, ma andate a cagare, va. Ecco perché sono 3 punti fondamentali, fondamentali. E adesso analizziamo per bene. Ecco, adesso mi devo contenere e analizziamo per bene. Prima di partire, ragazzoli, come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate like a questo video. Ragazzi, uscire dall'Olimpico con 3 punti è sempre una roba difficile, a prescindere dall'avversario, Roma, Lazio, momenti storici. La Roma è una squadra che ha alcune difficoltà, però tante difficoltà sono successe anche oggi all'Inter, nella stessa partita. Cioè, dopo 20 minuti l'Inter finisce 2 slot dei cambi, tutti e due praticamente, perché si fa male Calhanoglu. Si fa male Acerbi e qui nascono le difficoltà, una partita che è diventata ancora più difficile con un centrocampo totalmente inventato. Pensate, addirittura l'Inter finisce con 1 slot poi di cambi possibile da giocarsi con 5-4-1 con Correa, il Tuco a sinistra, addirittura Correa a sinistra, Frattesi a destra, Thuram unica punta. È un Dumfries che è entrato molto bene. Ma posso dirti subito sta roba, mister? Ma basta Darmian, dai Matteo, io l'adoro, l'adoriamo tutti quanti, ma basta. Dumfries lo vediamo in nazionale, segna come un matto. E anche oggi, guardate che impatto Dumfries, poteva fare 2 o 3 gol oggi, eh. Mamma mia, sta bene fisicamente, condizione fisica poi straripante. E invece condizione fisica di alcuni che mi lascia ancora un po' perplesso, perché pronti via per di Calhanoglu per infortunio, e speriamo non sia nulla di grave, perché insomma hai perso Zielinski per infortunio, si è fatto male addirittura Aslani, anche se è una botta. Però devi stravolgere il centrocampo, si fa male pure Acerbi, entra De Vrij che per me ha giocato bene. Anche qui per me De Vrij con Acerbi fino all'anno scorso potevamo discutere, ma quest'anno con un anno in più sia Acerbi che Darmian, secondo me le gerarchie vanno un po' riviste. Cioè, De Vrij e Dumfries sono 2 titolari olandesi dell'Olanda, giocano tutte le partite a livelli altissimi. Acerbi è rimasto qua, si è fatto male. Cioè, ecco perché non mi fido più di Acce, perché secondo me la carta d'identità, ragazzi, arriva a un certo punto, si fa sentire, c'è poco da fare. L'Inter che ha approcciato bene, occasione di Thuram molto ispirato nel primo tempo, mi è piaciuto, poi si è perso un po' alla lontana, ma secondo me era arrivato anche alla canna del gas praticamente. Mi è sembrato quello più guizzante davanti, ha preso un sacco di falli su Ndicka, tanti falli non gliel'hanno dati, cioè l'occasione dell'espulsione non data lì a Cristante, cioè mi è stato detto che se si incrociano le gambe e fa l'espulsione, gli è franato addosso. Cioè, andate, metterò il fermo immagine nella copertina. Io non voglio parlare di arbitraggi, io parlo di arbitraggi per farvi rendere conto quanto siete ridicoli a parlare di Marotta League. Io sto vedendo lo schifo in queste giornate a favore di tutti, favori per tutti, per chiunque.
A me che manca un rosso spappolato, grosso quanto una casa, un arbitraggio ignobile oggi, ignobile, mamma mia, ho visto delle robe, Barella prende la palla, fallo, ammonito, poi veramente robe allucinanti, Turam rilanciato solo contro il portiere, lì è fallo, espulsione e cambia la partita. E invece noi difficoltà su difficoltà abbiamo dovuto reinventare il centrocampo, De Vrij, ripeto, mi è piaciuto, abbiamo iniziato bene, occasioni, traversa di Mkhitaryan, poi la squadra ha fatto secondo me un po' di fatica a riassorbire questo cambiamento tattico, perché giocare con Frattesi mezzale è una cosa, giocare con Barella è un'altra, con Ciala in regia, l'Inter ha perso un po' di palleggio e infatti andava più di ripartenza in contropiede. Da uno di questi poi nasce il gol dell'Inter, è stato bravissimo la Frattesi, Pollo, Zaleschi, bravissimo Frattesi a crederci, a scippare palla, portarli in contropiede, poi Celik praticamente la giusta Lautaro che sgancia una bomba, gol da pallone d'oro. No, beh, pallone d'oro Lautaro secondo me non lo potrà mai vincere, però ha fatto un gol pesante, non è ancora Lautaro, non è ancora il vero Lautaro, fino a quel momento, dico la verità, per me stava facendo cagare, ma perché fisicamente vedi proprio che fa fatica, però un grande attaccante gli devi dare, deve avere mezza occasione, bom, deve fare il gol da tre punti, per di più in un big match, quindi Lautaro grandissimo per il gol che ha fatto, gol che spacca l'equilibrio della partita, ti metti 1-0 avanti, puoi fare gli altri cambi, poi 5-4-1, secondo me ci siamo schiacciati un po' troppo, però tutto sommato abbiamo concesso tiri da fuori, ecco l'ultimo di Sulè, dove è stato bravo Sommer, tolto quella frittata che stava facendo, la respinta sul palo, l'autopalo di Sommer, poi mi è piaciuto molto, ha fatto due parate abbastanza importanti e soprattutto con i piedi, secondo me ha giocato molto molto bene e quindi bene ragazzi, bene, vince a Roma dopo che è successo di tutto e di più, tra mille difficoltà, infortunio di Cianobi, infortunio di Acerbi, ti devi sparare i cambi tutto di un colpo, non è un Inter spumeggiante, non è un Inter sfavillante, non è l'Inter schiacciasassi dell'anno scorso, ma intanto oggi tre punti importanti, clean sheet, zero gol subiti, molto, dato molto importante, e quindi questo, molto molto bene, non è entrato Taremi, io avrei fatto entrare lui piuttosto che Correa, però forse Inzaghi voleva uno più largo, anche che potesse partire in contropiede, Correa come entrato si è preso giallo andando addosso a Svilar, non ha fatto manco un malissimo quando è entrato, un paio di situazioni poteva calciare, però calcia, ma calcia cazzo, non ti mangia nessuno, adesso sei uno dei nostri, io sono il primo che non volevo Correa, ma mi devo augurare che Correa faccia bene quando chiamato in causa, no? Quindi bene, brevemente sulle prestazioni, De Vrij per me è uno dei migliori in campo, mi è piaciuto tantissimo, grande partita su Dobbin, ha dato sicurezza al reparto, Benji qualche intervento buono nel secondo tempo, ma pure lui non mi sembra il Benji dell'anno scorso, Bastoni bene, busta a Dybala poi uscito perché era stanco, io avrei tolto Di Marco, avrei messo Carlos Augusto, ma lì il problema è che ti risparato tutti i cambi praticamente per gli infortuni che ci sono stati. Frattesi non si è visto molto, ma è stato fondamentale in occasione del gol con quello strappo, lui è bravissimo con questi allunghi. L'Inter che ha perso palleggio ma ha guadagnato verticalità in contropiede e potevamo chiudere la partita 100 volte in contropiede, occasioni di Dumfries, Barella al limite dell'area, bomba, una spara alta, un'altra volta la tira larga, insomma potevamo chiuderla, ma va bene così, va bene così, va bene così, vincere a Roma sempre grande vittoria, sempre da prestigio, quindi costruire su questa vittoria, adesso testa a Young Boys Inter e poi cari Gobbi, ci vediamo nella Marotta League, nella Marotta League. Ragazzuoli, io do la parola a voi, iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate e condividete per vedere tutto quello che parla nei commenti sotto questo video. Un saluto a tutti, amici. Sempre, sempre amo. Ciao, ragazzi.